Buon pomeriggio. Eccoci. A tutti! Siamo in diretta, buon pomeriggio cari amici e bentrovati! Oggi che cos'è? No, mercoledì! Pasqua no! No, buon mercoledì, ecco! Allora Sofia, ma sei viola? Sei linea, sì. Vedi? Sofia ha cambiato le mesh, anziché rosa è viola. Vi piace così? Salutiamo zia Narita, che ci ha fatto zia, grazie. Ciao zia, ciao Alessandro, ciao Francesco, ciao zia Andrea. Un bacio e un abbraccio a voi. Allora, oggi facciamo una ricetta saporitissima e buonissima, lo vuoi dire tu? Facciamo degli gnocchetti sardi con una crema di patate e la pancetta soffritta con la cipolla. Sì, adesso facciamo e un tutto. Po' di rucola e... il parmigiano. Buonissimo. Ah, ecco che iniziano ad arrivare i nostri amici. Salutiamo. Ciao. Aspetta. Io ci vedo. Salutiamo tutti. Marisa, ciao. Ecco, io metto gli occhiali perché sono ciecata. Allora, diciamo gli ingredienti. Allora, questa buonissima pasta, sì, perché... Allora, deve essere un piatto semplice alla portata di tutti. E gustoso. Che ci fa risparmiare, perché se proprio la vogliamo dire, oggigiorno tra gas, luce, qua, tutto, vabbè. Siamo messi male. Vabbè, allora, cosa ci occorre? Gnocchetti sardi, questi sono trafilati al bronzo, facciamo vedere. Sono bellissimi! Salutiamo i nostri amici sardi. Ciao! Salutiamo tutti. Sì, sì. Allora, ciao, ciao Maria. Ciao. Allora, gnocchetti sardi, parmigiano grattugiato, pancetta dolce, ma se a voi piace affumicata, come volete. Patate lesse, poi della rucola che metteremo alla fine, e poi guarda che c'è qua, che c'è qua, la cipolla di Tropea! Salutiamo anche i nostri amici di Tropea, io saluto tutti, tutta Italia, tutti. Cosa bisogna fare, Sofia? Allora, io andrei con... Io faccio il mio fatto, io mangio. Sì, tu mangi. Primo step, amici, allora cosa faccio io? Olio in padella, un bel po', Sofia, e qua esce... perché qui ne esce poco. A Natale. Vabbè, tu stai così ferma. Allora, cosa faccio? Faccio soffriggere l'olio in padella con la cipolla di Tropea. Basta? Un altro po', vai, che mi piace bello succoso, bello unto. E poi, una volta che la cipolla e l'olio sono ben rosolati, così appassiti, metto la pancetta, così rosola anche lei. Basta. Allora, pulisco la cipolla, Poi, nel frattempo che la pancetta va, noi facciamo la crema di patate. Aspetta. È veramente... Saluta tutti, Sofia. Salutiamo tutti, non ti dimenticare di nessuno. Allora io intendo un pochino perché poi, allora, domani scriverò la ricetta anche sul sito, vi invito a visionare, a visitare il sito di tinaincucina.it, Sofia, vero? Giusto. Dove ci sono tutte le nostre ricette. Adesso faccio i pezzettini così, non ne metto tanto perché noi a casa siamo in tre. E quindi diciamo che... non ne faccio tanta di pasta, giusto un assaggino. Io ho messo la pepa perché sentivo freddo, perché a casa fa un po' fresco. Ma fa fresco fuori, oggi tira vento qui a Bastia Umbra. Da voi che cosa fa, amici? Attenta, attenzione, vado, cipolla, così, via. Vado a soffriggere, ok? Sono tante cose buone. Nel frattempo che qui va la cipolla con l'olio, tra un po' mettiamo anche la pancetta, ma la metto qui in diretta con voi. Voglio fare la crema di patate. La crema di patate. Ah, mettete anche la pentola per la pasta. Io l'ho già cotta perché mi sono portata avanti. Eccola qua, la pasta già cotta. Che dopo la condiremo insieme. Allora, facciamo la crema di patate. Allora, io sono munita di mini pimer. Il mini pimer. Eccolo qua. Mettiamo dentro le patate. Ci mettiamo dentro le patate, Sofia. Vai. Attenzione. Ok, patate. Poi sale, pepe. Prima il pepe. Prima il pepe. Sta simpatico il pepe. Io non vedo niente. Così è tutto piccolino scritto. Come mai? Ciao Patrizia. Ciao a tutti. Dopo vi leggo con calma. Come così? Basta. L'impepitura. Allora, patate lesse, mi raccomando. Allora, cosa ho fatto? Io ho sbucciato le patate, le ho fatte a cubetti, scusa, e le ho lessate. Poi, sale, pepe, e io ci metto un po' d'olio. Mamma, quanto pepe hai messo? Aiuto. Vabbè. Vuoi farlo te? Vuoi farla in gelosia? Vabbè, okay.
ci arriva, non so se c'è. Sì, sì, sì. Con calma, adagio. Non credo che ci sia. Adesso casca tutto. La cipolla. Non è acceso, mamma. Uno non è acceso. Hai ragione, vai. Con questo qui di sopra. Questo. Vai. Ah. Seconda. Mi sa che c'è un po' di fatica. Aspetta un po', aspetta un po'. Che ridi? Non ce la fa. Non ce la fa, ma come non ce la fa? Allora amici, per favore, aspetta, ci metto un po' d'acqua, mantieni ferma, non far cadere tutto perché le patate non ci metto io. È buono, no, come scendo l'acqua di cosa? Ho sbagliato io, non ho conservato l'acqua di cottura. Allora, diciamo ai nostri amici che bisogna conservare un po' di acqua di cottura delle patate e della pasta o delle patate. Vai, affonda. Sì, ma senza stravolgere, piano. Scusa, posso aspettare? Fai, fai. Così. Aiuto. Così. Ok, ci siamo. Funziona il frullatore, eh? Non è che... La cipolla, Sofì. Vado, vai. Vado a mettere la pancia. Frulla, frulla. Allora, io in diretta faccio vedere cipolla che rosola e pancetta, ok? Mentre Sofia ride. Se la ride, se la canta. Perché c'è l'aria? Ecco, quanto lo studiamo. Mica ti faccio le cose cattive io, scusa, eh. No, perché ho scherzato un pochino, ho assaggiato un po'. È un purè. Sì. Una sorta di purè. Ti metti anche il latte se non volete mettere l'acqua. Però io direi che basta. Io. Guarda. Ok. Io spadello la pancetta. Ma che profumo? E che profumo, certo. Pulisci tu? Questo cucchiaino l'ho inventato io. Sì. Pulisci tu, amore? Ah no, vuole assaggiare, mica pulisce. Com'è? Sono stata brava? Veramente hai condito tu. Ma è buonissimo. La ripetiamo, come abbiamo fatto questa crema di patate? Patate lesse, sale, pepe, olio e mi raccomando un po' di acqua di cottura. Ma si frullano le patate? Come vuoi? Sì, io lo faccio prima, cioè mi posto avanti frulla, avanti frullando. Però si frullano le patate, si frullano. Se vuoi farlo con la forchetta, ben venga. Ci mettere un po' più di tempo. O lo schiaccio patate. Se l'abbiamo fatto noi lo potete fare anche voi. Ma sì, quindi ragazzi, ce la potete fare. Certo. Noi con qualche difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Bene. Però è buono. Cioè, l'ho assaggiato io, quindi è commestibile. Voglio dire. Allora, chiudiamo un po' qui. Allora. Fatti i coriandoli. Sì, ho fatto i coriandoli. Ma è la pancetta. La pancetta io la farei stare un altro pochino, perché la voglio durata, Sofia. Vedete? Vi faccio vedere. Eccola qua. Ah, è un profumo. È buono. La pancetta che io... Allora, Sofia mia, adesso che cosa dobbiamo fare? Sai che faccio io? Mi trito anche la rucola. Ah, quanto ti serve? Ma perché io, allora, la volevo mettere come fine piatto, no? Per decorare. Facciamo così, tagliamo qui sopra, va? Qui. Allora, la vuoi tagliare te, che tu sei brava a tagliare il prezzemolino? Sofia è molto brava, sa fare un prezzemolo. Però io farei così. Ma cosa ti serve? Così? Sì, cotta aiutata. Va bene anche con le mani, perché adesso la volevo tritata, ma come più mi piace. Cioè, abbiamo anche la musica, il campanellino. Ciao ragazzi, che bello rivedervi. Ma è un piacere rivedervi. Cioè, rivedervi. Stare cucinare con voi. Cucinare, giocare, così. Vedi, io faccio anche la musica del piatto. Sì, sì, sì. Quando si cucina bisogna essere felici, perché si mangia. Stavo anche tagliando un dito. No, beh, il dito. Ho fatto così. Ci serve ancora, eh? Oh no, ci serve un dito. Vabbè. E poi guardate qui che piatto che c'ho oggi. Grazie, nonna. È bellissimo, eh? Wow. Oggi, se
serviremo questi gnocchi. Grazie a nonnina! Ciao nonna, se ci stai seguendo, un bacio, ti vogliamo bene. Vero mamma? Certo! Ciao nonna! Nonna Erminia! Vi ricordate di nonna Erminia? Ha cucinato anche con Sofia. Basta, va bene così. Va bene? Mm-hmm. Ok. Che profumo! Certo, non pensavo! Ora prendiamo Sofia. Dove ce l'ho? Dove ce l'ho? Scusate. Anche la cottura della pasta! Adesso tocca a te. Trasferisci la pasta in questa bowl e metti la crema di patate. Allora, mettiamo tutta la pasta? Sì, sì, tutta. Tutta. Il piatto velocissimo, amici, avete visto? Dovete solo lessare le patate e cuocere la pasta. Metto anche sì, tutto? Sì. Certo, deve essere certo. Bella cremosa. Ok, adesso la amalgamiamo, Crema di patate, pasta. Iniziamo a girare. Poi io metterei anche un po' di rucatosi, perché fa colore ed è molto buona. Aspetta, spostiamo un po' di rucatosi. Giriamo. Uè. E ora arrivo con la pancetta, Sofì. Che cosa ne pensi? Sì. Buono ragazzi, ci dovete provarlo. Assomai però. Ecco, vabbè, non è successo. La scolo un pochino con il ragno qui. Io qui, aspetta, questa la conserverei per la decorazione. E la decorazione? Aspetta, provo. Un pochino, poco. Non guardare male. Che fate, bello? Mamma, allora, facciamo un recap della ricetta. Stiamo facendo degli gnocchetti sardi con crema di patate. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo soffritto in una padella cipolla di Trofea e olio, poi abbiamo aggiunto la pancetta, abbiamo lessato le patate, le abbiamo, per la crema di patate, le abbiamo frullate con sale, olio, pepe, parmigiano. Ecco, ora abbiamo unito la pancetta croccante saltata con la cipolla, la crema di patate. Qui bisognava avere un po' di acqua di cottura, tenetela un po' da parte l'acqua di cottura. E poi della rughetta rucola, non so come la chiamate voi, non so se rughetta in dialetto, non so. Allora, rucola, rucola, per non sbagliare, fresca. Ecco qua. Ok, ora trasferiamo ancora tutto. Ora trasferiamo qui. Però doveva essere un po' più lenta, Sofia. Ricordiamo ai nostri amici che dobbiamo aggiungere un po' di acqua di cottura, va bene? Però vi assicuro che il risultato è strabiliante. Allora, decora tu con la pancetta, aspetta. Sofia. Aspetta, mettiamo un po' così. Così, senza schiacciare troppo. Poi c'è la pancettina. Sì. E la rucola, così, la rucola. Allora. La rucola. La rucola. Pancetta e rucola per decorare il piatto. E io mettiamo, Sofia, anche un po' di pepe ancora. Scusate che passo avanti. Wow, che piatto da scelta! Devo fare così. Anche qualche ciuffettino così. Guarda. Aspetta. Ti volevo far vedere l'idea. Così. Che carino! Certo, anche l'occhio vuole. Metto il pepe, poco. Poco perché già nella crema hai abbondato. Basta. E un filo d'olio. Cosa stiamo preparando? Stiamo preparando della pasta, degli gnocchetti sardi, con una crema di patate. Ecco qua, patate, pancetta e rucola. Vi aspettiamo su Instagram e su, anche su Facebook per l'assaggio, per il voto. Dove siamo su Instagram però? Chiocciola Pignatina. Ok, e poi la ricetta arriverà domani su tinecucina.it, sul nostro sito, insieme alle altre ricette. Allora, un abbraccio, grazie per averci seguito e la prossima ricetta. Io vado ad assaggiare. Okay. Anche io però. Ma papà quando arriverà ce la troverà? Non lo so. Papà vieni in fretta. Un bacio e ciao a tutti. Buono!